Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati con la puntata 109 della serie Midwest. Siamo sempre qui in compagnia dei soliti mascalzoni. Abbiamo Franz. Oh, grazie, sono mascalzone. Ciao a tutti, ciao ciao. Poi abbiamo Berte. Ma cosa stai facendo? Ma criminale! Ma criminale, fermati! Con chi ce l'ha? Ma guarda, cosa stai facendo? Mi hai lasciato il mucchio di paglia qua! Cosa? Mi hai lasciato il mucchio di paglia qua! E dove lo vuoi? Dava dentro la porta a casa! Ma non lo voglio proprio qua! Vabbè, dopo lo spostiamo! E dopo, immediato, subito! Immediato! Sei incompetente, sei! Adesso sto lavorando, dopo ti raccolgo la paglia! Sì, dopo! Fai quella scusa, dici di no, che non hai avuto tempo e me la lasci qua sul viale. Beh, mai che vada, gli diamo una scopata. Sì, appunto. Posto allora. Però gli dai te la scopata. Beh, farò andare a Franz. Ma è un povero vecchietto, lascialo riposare in pace, no? Ma dicela, ora ha fatto niente della vita, oggi è... C'entro io, cosa ho fatto di male adesso? Pensa che vado di trasporto. Comunque è un bel vecchietto con dei bei muscoli, Devo io. Marco? Ehi? Dimmi, rispondi. Dimmi. Vai dritto che sei ubriaco. Sto seguendo le venature del terreno. Poi devi seguire, ho Lucas che mi segue, mi sa che forse è un po'... Allora vieni qua sopra che tra poco è ora di scaricare... Detto, io sono un po' male, come ha detto anche Lucas. Arrivo subito. Ciao, bell'anziano signore. Mamma mia. No, perché devo beccare sempre gente strana io? Bene, finiamo questo campo e dopo proseguiamo con il resto. Dai Franz, ma hai già rimorchio pieno? Sì, sono pieno, ho detto anche prima. Mamma mia, se neanche ci riusciamo a finire qua. No, quanto sei pieno te? 86%. Ce la fai, sì. Sì, ce la facciamo, sì. Intanto qua io... Dopo tu finché sganci qua la barra vai a prendere il rimorchio, io vado a portare giù il raccolto. Sì, come faccio? Sì, giusto. Vediamo. Sì, ce la facciamo. Bene. Aspetta che... Vado subito. Guarda che aspo. Aspetta, tu un po' sei regolato. Là. Bene. Franz, dove sei? Aspetta. Sei andato via qua! No, lì mica uscire, non sei pazzo, non voglio fare tutta quella roba là e quella traga. Dai, adesso male, sganci la testata, vai a prenderti. Dai, dammi qua, che devo andare via. Mi dai la colpa, perché sono vecchi, forse. Saluti! Sì, ciao. Guarda, pezzi di alberi in mezzo alla strada qua, mostrina, sempre al solito. Oh, dunque, scarichiamo qui in farm intanto un po' di... di avena. Là. Giù tutto un po' di avena. Ho visto qualcosa sul campo 49. Su finché scarica, andiamo a dare un'occhiata. Oggi qua non si passa niente. Guarda che prodotto di qualità. Allora. Sembrava di aver visto qualcosa. Vai là! E là! Ciao Marco! Come andiamo? Bene, te? Ottimo, sì, dai, bene. Cosa dici qua? Siamo messi molto stretti. Intanto, qua bisogna... Oh mia! Hai fatto allenamento? Vedi, tutti questi mesi qua mi sono allenato.
Dicevo che qua va via un bel po' di spazio con la stalla. E sei molto risicato. Dobbiamo Ma togliere anche la recinzione là. dobbiamo farla stare lo stesso perché questo è lo spazio che abbiamo, volevo concentrare tutto qui. E allora guarda, possiamo togliere via la recinzione qua, Sì. così almeno fai l'accesso direttamente da qua dal punto di carico. Sì. Da dove c'è il JCB facciamo il recinto. E la stalla la mettiamo parallela qua alla recinzione per capirci, così Ah, puoi ok, andare così avanti e per indietro. lungo che va verso di là. Sì. Bisognerà tagliare qua un po' di piante, sai. Ah, beh, dai, non ha problema. Qua tiriamo via un po' di recinzione, tiriamo una spianatina. Tiriamo via un po' di piante, una spiandadina, una fresata al terreno. Là la casa non la tocchiamo, così nessuno ha da dire niente. Sì, se no facciamo sparire. No, no, va là che dopo arriva là quello di beni Orco, ambientali e rompe le vero, scatole. E mi, per non sapere niente, scrivere faria delle note qua in modo che nessuno vede niente sì. e tutto un colpo te catti la strada pronta. Preparala, ti conviene già prepararla, già premontata. Sì, beh, quello basta una E telefonata. arriviamo su qua con i gru. Zac! A posto. Esatto. Bisogna che diamo una bella sgualivata Sì. e dopo piantiamo su tutto. Dai, inizia a preparare rapido come un fulmine a ciel sereno. Bene. Bene, buon lavoro, ci vediamo domani, vediamo come sei messo. Perfetto. Buon Tanto lavoro a te. lì Francia sta tornando con la trebbia, adesso tutti gli altri campi devono. No, te bestia paia! Guarda che affari. Pisti tutta la paglia, sì, tomato! Cavolo, ti ha dato su comunque, anche se è pestato meno, adesso che sei qua. Oggi si rovina qualitativamente! Tanto è paglia, cosa te ne fai? Mica te la Dai, mangi? scarica! Ma non mi scarica, mica qua sul Fa silo, sul ma guarda. letto, scarica sul rimorchio! Aspetta, tu li potevo scaricare così. Ah, vedi? Vedi? Guarda Manca che fa! tempo te. Posso partire con la dischiera, Marco? No, no, cioè, bisogna imballare qua. E ora, l'imballatrice non c'è? Adesso vado a prenderla. Eh Dai, che il sole mangia le ore. sì, solo mangia le ore, dica che si fermi. Ecco. E mangia anche schei. Dove spunta Eccoli. quel trattore nero lì? Abbiamo fatto shopping. Ah, che è venuto qualche infarto, 300.000 euro, quello lì. No, basta infarti, basta, ho fatto già bypass, basta, basta. Yeah, ritorniamo a Mostrina per le facciatrici e l'imballatrice. Devo venire su anch'io? Non lo so, adesso vediamo se ci sta tutto su un viaggio. Parò Oreste. Ciao Oreste! Ehi, ciao Marco! Sempre depressa il vagaro. Porco, è fuori che manca box. Mostrina! Dove sei andata a finire, Recio? Qua c'è nessuno. Mostrina! Mostrina! Are qua! Dai che vediamo questi attrezzi. Vediamo, guarda lì, Sì, guarda, vediamo, dobbiamo anche trovare un comune accordo. Insomma, sono usati questi, Insomma, poco vedo che sono un po' disfatti qua. No, disfatti niente, sono sporchi perché li dovevo lavare, ma mi avete intasato il cortile con tutti i bancali, come solito. Ma Ah, c'è un po' di questi nuovi? No, usura, eh. poca usura, ma ti sono fatto quel rimorchio di balloni da portarti? Falciatrici Vedi? qua, vediamo. Guarda, cortei tutti nuovi. Oh, questo qua si smacca. Qua che c'è poi un sasso. Un sassolino, Nemo, Un dai. sassolino qua, un sassolino là e 10.000 euro Qua, in meno. questa falciatrice qua fa anche già l'andanna tutta perfetta, non c'è bisogno neanche del ranghinatore. Guarda, niente.
full optional. Ah, questa qua è sporca, il telo stracciato. No. Porca, guarda, risolviamo subito, occhio, dai. Sparatini. Adesso non sta da lì una lavata per prendere 10 euro in più. Sì, sì, guarda. Ciao, adesso. Così te guardi di più, guarda. Ma fa ruggine così. Guarda, eccola. Senti che quanta umidità che hai mosso con quella lancia là. Guarda, stai guardando la roba te. Tanto è già trebbiato. Ma abbiamo anche il trattore. Molto, finito. Va bene, comunque il prezzo. Insomma, 80.000 euro di tutto, falciatrici e imballatrici. Pensavo più a 70 io. Ai, 70 troppo poco, insomma. Ma troppo poco, cioè, comunque mezzi usati. Certo, io l'imballatrice ho solo pagata 100.000 euro solo lei. Guarda, fa anche già il fasciato, già tutto a posto. No. Sì. Vabbè, dai, solo. Solo perché ci sono due rotoli pieni di fascia. Ferma. Altrimenti erano 15.000 euro in meno. Guarda, facciamo una cosa. Con 170.000 euro. No, non mi interessa, ho già appena comprato trattori nuovi. Ma guarda che questo è nuovo, guarda, sì. 17 ore. Sì, sì, sì. Quanti zeri mancano? Va a vedere. Sì, sì. Qua intanto si 1790 ore, no, 17 ore. Ma cosa stai? Tanto. Vuol dire cavolate. Dopo senti che profumo e fragola qua dentro in cabina, vuole sì e mesi cavarlo. Ma non è vero, guarda. Perché ti metti sempre il profumo a fragolina, scusa? Perché è buono. E anche uno di tutte le fragole. Dai, no, no. 50.000 euro ti do anche il trattore. È full optional, guarda. Cioè con 150.000 euro mi dai trattore, falciatrici e imballatrice? Sì. Cos'è? Quanti cavalli ha? 310. Quanti cavalli qua? 310 Quello sarebbe anche. Insomma, 110 cavalli. Motore 6 cilindri. Guarda. È la versione più grossa di quello che c'è te, l'8X, 6 cilindri, 310 cavalli, full pick-up e pick-up-t, pick-up-t. Sì. Tutto pick-up-t nuovo, gommato largo, battistrada perfetto, gommoni. Però qua manca la regolazione automatica e la pressione dei pneumatici. No, ma che regolazione pneumatici? Guarda, lo siamo mica in Brasile. Boh. Questo qua è uscito dalla casa madre. Guarda, anche la colorazione speciale, quella. Sì, basta portarlo in carrozzeria. Fammi colorazione speciale se voglio. No, questo qua è originale, guarda. MTV, Drive, cambio. Mario. Vabbè, dai. 145 via tutto. No, 150 basta, ultima offerta. 145 ti do una caccia di pomodoro in omaggio. Bella offerta, bella proposta questa, 145.000 euro e una caccia in omaggio. Sì. Ma guarda, ma di cosa? Di fragole, così mi faccio il profumo. Va bene, fa fragole ora. E insomma, è già regalato però,
Così è ancora più regalato. Ma non ti devo regalare la roba, io te la devo vendere. Ma sì, dai, siamo amici, ci conosciamo da tanto tempo. Amici, sì. Guarda che dopo questa ti potrei alzare il prezzo a 170.000 euro. Conoscenti. Conoscenti. Andiamo a 180. No, cioè ci conosciamo da tanto tempo. Tutto qua? Ti porto sempre i pomodori migliori, quelli più maturi. Dammi 150.000 euro e scompari subito dalla mia vita. In serio, non ti indovini mai quando parlo io. Guarda, 150.000 euro, va via, non ti voglio più vedere. Va bene, stasera, guarda. Via. Sì. Dove sei qua? Mi raccomando, la prima cosa che devi fare con il mio trattore nuovo che ti ho venduto, portaci sopra quella tua amichetta di Luana. Porco, siamo rabbiosi qua. Rabbiosi? Guarda, sei ancora accecato dall'amore di quell'altra? Maledetto. Posto? Oh. E il passaggio verrò a firmare domani? Stasera o di pomeriggio? No, mi monto su, porto via. Note! Sì, ho capito, ma passaggio! Che passaggio? È passaggio di proprietà. Guarda che c'è la targa e... Guarda. Ah, togliamo? No. Sì. Dai, vai. Vabbè, dai. Ehi, vai a firmare le carte. Allora, che mi serve anche l'imballatrice, inutile che chiudi il portone facendo finta di niente. Sì, immagino. Erron. Dai, agganciala sul class. Vabbè. Oggi quasi viene vesper abuse. Porca roba. Vabbè, trattore in più è sempre comodo. Andiamo. Agganciala sul class che dopo devo imballare. Guarda, Nilo, il telo delle falciatrici che sventola. Oh, dunque, torniamo a casa. Aspetta qua che mi fermo, questo si deve combinare qua. Oh, sarai questo qua attaccato adesso? Vai là! Ah, ti senti Franco? Sì. Ma da quando in qua te hai una macchina così? Appena presa. Ma dove? Ah, da Mustrina, perché falciatrici non le usava più, il trattore era in eccesso, e allora ha fatto stock e portato a casa. Oh, e ti hai fatto l'affare? Sì. Anche perché da quello che ho capito, da poche ore che ha macchina qua. Sì, 1700 ore. È nuova? Fa un tagliandino, adesso rigucava, fa un tagliandino e sono a posto. Ascolta, visto che ti sei qua, a te faccio vedere che bel capolavoro che hai fatto. Sì, dai, fammi vedere. Guarda. Sono curioso di vedere. Ma, e parla sempre piano quando ti arrivi davanti a casa. Certamente! Ma piano! Ah, piano! Che te sei? Hai dovuto fare pisolino? Mamma mia, ma un colpo a dormi, un colpo in letto, un colpo... Mamma mia! Guarda che lavoraccio! È tutto alla doc che devi impiantare! Bestia, anche dritte, gambe tu, spago! Ecco il GPS! Ah, è tecnologico? Sì, e anche se ha messo a misurare perché non si fidava del GPS! Mamma mia. Sì, perché qualche satellite magari si sposta. Adesso torna in rio. E se fermo a spiegare bene. Guarda, e tu visto che bella sia zitta che ha fatto, guarda. I lati sì. Visto, beh. E cosa l'ha fatta? Contenimento. Contenimento? Poi fitofarmaci. Ah. Mamma mia. Va che roba. Devo vedere che passa per qua. Sì, dobbiamo vedere se che comoda geranio, questo è sempre il problema. Ma penso che se abbia arrangiato col papero, penso. Cioè, sai come che l'è?
E com'è il tempo? Esatto. Non so che comando mia io. Esatto. Andiamo a vedere il boschetto intanto. Sì, andiamo a vedere. Vediamo se lei è cresciuto. Quando facciamo una corsetta qua in mezzo agli ulivi. Ma mio, mia tanto ci sono noci buoni così. Vedi. Mamma mia, quanto è lungo. Sono lunghi sti fiori qua. A me vuoi navigatore per tornare in rio? Ah, non si mi è cresciuto tanto qua, sì, è ancora fermo. Via dai, un colpo di congime qua per far partire gli alberi. Ma meno che ne con mia però. Dai, passo una sera che demo una cicchettata. Sì, ma è ora se ti passi una sera che non si vede niente, butta, picchete poi. Sì, apro tutta la bocchetta. Sì, che dopo quello che sei, pago, mi sono sempre. 7-8 quintali qua su sti metri qua. Ma no, i sapuchi. Sono 10 conto tondo. Va bene. Al metro quadro. Metro quadro. Dopo si viene su alberi. Ma dove sei andato che altro? Eccolo. Quello! Buongiorno. Ehi Gianni. Ciao. Buongiorno. Ciao. Guarda che mezzi tecnologici. Questo è ultima generazione. Vedo. A metano? Proprio green? Sì. Solo che l'hanno fatto blu. Vabbè. Ecco, me lo sono fatto dare in prova, dopo faccio l'articolo su a carta. Male, sì. Così scrivo la prova in campo. A recinzione te fa? Come recinzione? A recinzione? Beh. Ancora. Sì, proprio quello. A recensione. Pensavo dovessi fare una muretta qua. Ma no. La muretta è fatto di alberi, guarda che belli. Vedo, ho fatto bella muretta. Sì, Gianni. Questa è la siepe antideriva che avevo detto. Sì. Ecco. Ma te l'ho portato qua, Marco? Sì, Marco, te che spiegai come che era successo, come che te che fatto qua. Si manco assieme in tutti, spieghi tutti e due, ecco. Giusto. Ecco. Allora, praticamente qua la siepe, come ti ho detto, è per il sistema antideriva, e così questa parcella di terreno è a sé stante. Quindi se nei campi adiacenti ci sono trattamenti fitosanitari, non vengono a inquinare questo terreno e viceversa. Sì, perché si fermano sulle foglie di queste piante qui che dopo muoiono. No, beh, mia. Morire no, spero. Cioè, sì, butta glifosato puro, se volatilizza. Sì, ma buttare per terra, non per aria. Sei tutti quasi tutti matti. L'unico matto ti si dico. Ecco, questo ci parla, matto. Ecco, sì, ecco, Tom. E per il resto, l'impianto, adesso non mi ricordo quanta densità sia per ettaro di piante. Bisogna portarle? Abbiamo un 3 metri interfila, sì. E un 50 cm su intrafila. Una all'altra, sì. Mi ricordo. E fatto su col GPS. Sì. Allora, ho visto anche col spago, però. Il spago serviva per tirare dritto all'inizio, per seguire il bordo del campo. Qua abbiamo fatto col spago, per fare la prima tirata. E dopo, con questa, col GPS, parallele tutte le altre. Capito. Capito. Sì. Sei intelligente. Sì. Ingegneria rete metallica qua. Bene, ecco. Dai. E come costo, cosa si viene fuori qua? Come costo? E ne parliamo? Qua. In separata sede seduti. Perché in piedi faccio fatica? Ti pulisci cascare magari. Hai già le ginocchia che fanno Giacomo. Aspetta, Marco. Sì. Non ho un'idea. Occio. Comando da me, moglie. Guarda che ti sfonda il pavimento di casa, se sei il primo piano, ti trovi in cantina. Ma intanto io non vieni su. Come una vieni? Io va là, e che fa? Signora, a cosa dica una roba? Dopo che conta la moina, no? Ah. E tira il prezzo? Capito. E mi e ti, sapete cosa che femo? Ci sentiamo parte della strada. Aspettiamo il tonfo. Sì, ciao. Mamma.
Dai che ho fermo, dai. Ah, dai, dopo mi fola. Tocca rifare a casa, tocca ci mari murari, così. E poi mari ti sposti e tegue del quarto, che altro che se ti turpa. Ah, mi fora macello. Loro. Va bene, dai, va avanti che. Che devo fare? E mi manda la fattura a me intanto. Sì. E ho aggiunto anche dall'altra testata, dietro casa tua circa, dietro il tuo vicino di casa, e la stazione meteorologica. Ah, non so se l'avete vista. No, come l'ho vista. Facciamo una corsa. Dai, via. Un'altra corsa. Fa bene alla salute. Ma le gambe. Mamma mia. E vorrei a mia moglie qua. Corre più forte lei. Mi fa il massaggio. Ah. Dove l'avevamo messa sta stazione? Eccolo qua. Oh, ma che bella. Addirittura recintata. Sì, per la sicurezza. Che così non vanno a toccare i sensori, sai, i vandali, no? Sì, dopo magari diciamo a piova adesso e non si capisce più. Mi fa un disastro. Ecco l'alimentato solare. E qua c'è capanno per la stazione dei computer. Qui per i sensori, dopo vanno qua e via antenna. E elaborati i dati, via. Sì, così con la 4.0 tutto collegato, basta fare login e tagliare tutti i dati del campo. Bene, bene, anche poi dopo mi toccherà a me qua venire. Ecco, a posto, fatto regolarlo. Ma comunque se tutto a norma qua, non se nessuno può attaccarsi, diciamo. Ah no, è tutto a legge, ho sentito anche il comune, questo qua è tutto. Perché devi fare la denuncia? Perché è cambiato il campo, non è più un seminativo adesso. Diventa. Devi fare denuncia al comune, esatto. Perché c'è una pianta che dopo resta sempre questa pianta qua, come. Come una vite. Devi cambiare la destinazione di uso. Qua. Non ho capito. Devo anche di incentivi. E con la 4.0 sì. Per il frutteto, cioè per l'uliveto, non sono sicuro. Meno. Bisognerebbe vedere se c'è qualcosa regionale oppure no. Ma dici, informatevi. Boh, devo dare un'occhiata adesso, non sono pratico qui d'America bene. Beh, intanto che... Ma boh. Sì, bisogna che scampi, andare a vedere alcuni lavoretti. Ma boh, mi raccomando, non far mai anni che ti vi fuori contrattore. No, assolutamente. Bene, ciao, ciao Gianni, arrivederci, buon saluto, saluti. Bene ragazzi, visto anche questo bel campo di ulivetti, e noi lo lavoreremo sicuramente prossimamente, intanto vediamo di ritornare in farm e mettere a posto qua i mezzi nuovi e iniziare poi a imballare tutta la paglia da mostrina e quella nei nostri campi di casa. Detto questo, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.